Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Scusami per la faccia assonnata, ma avevo già appoggiato la testa sul cuscino quando ho letto questa notizia davvero molto importante per tutti noi che ci occupiamo di criptovalute. È successa una novità veramente critica nel mondo delle criptovalute, in particolare legata al progetto Oyster Perle. Il valore delle perle, quindi del progetto Oyster Perle, è precipitato addirittura di più del 60% perché sembra che sia stato hackerato lo smart contract che ospitava le perle. Oyster Perle è uno dei progetti che avevo segnalato qualche mese addietro come un progetto molto interessante. Si proponevano come idea quella di realizzare appunto un servizio di storage cloud dei file, appunto non ho visto il loro smart contract hackerato. Il valore delle perle, dei token, è precipitato addirittura oltre il 60%. Anche il token Oyster Shell, quindi SHL, che era appunto stato inviato come airdrop, era un secondo progetto lanciato dallo stesso team, appunto ha perso anch'esso il 41%. Ho letto la notizia qui su Reddit, in particolare sul Reddit appunto ufficiale r Oyster, dove si parla un pochino di che cosa sia successo. In particolare non ci sono dettagli, ma sembra appunto che ci sia stato un hack dello smart contract. Si parla di due funzioni legate alla creazione, alla generazione di nuove token mantenuti aperti. Sembra che qualcuno sia riuscito a carpire il controllo dello smart token e ha creato tantissime nuove perle che poi ha provveduto a vendere immediatamente, portando a casa un guadagno davvero, davvero molto importante. Ovviamente la preoccupazione di tutti qua su Reddit in questo momento è che cosa succederà alle perle che alcuni di noi possiedono. Anch'io ho fatto un piccolissimo investimento in questa tecnologia come parte del mio pacchetto. In questo momento non ci sono ancora le idee molto chiare. Quello che sembra certo è che appunto il possesso dello smart token, quindi le chiavi private che concedono l'utilizzo dello smart token tramite il quale appunto era implementato Oyster Perle, siano finite nelle mani di un truffatore. L'accesso allo smart contract era inizialmente gestito e conservato dallo sviluppatore, quindi tale Bruno, che era il capo del team Oyster Perle. Non si sa bene se sia stato lui. In particolare ci si stanno un pochino lanciando in mille illazioni, qui addirittura su R Cryptocurrency, che è un po' il Reddit principale per le criptovalute. C'è chi sostiene che sia stato lo stesso Bruno, quindi il capo del progetto, a fare questa bella exit scam, quindi sostanzialmente è stato lui a violare lo stesso smart contract. In realtà è importante puntualizzarlo, in questo momento non ci sono ancora certezze e non è del tutto chiaro se sia stato lo stesso ideatore del progetto o qualcun altro a realizzare questo hack. Ci sono moltissime discussioni in questo momento, in particolare, ripeto, a Oyster Perle praticamente si parla solamente di quello. Però non ci sono certezze, anche perché, gli sviluppatori stanno, rimanendo un pochino sul vago. Quello che è certo invece è che il sito KuCoin, quindi l'exchange KuCoin, ha disabilitato i depositi e i prelievi dei token Perl su richiesta del team stesso. Team che in questo momento non aveva alcun accesso allo smart contract perché era riservato al capo del progetto, Bruno. Tale Bruno, ancora molto strano, non si è palesato su Reddit, tutti lo invocano a gran voce, chiedono chiarimenti anche da parte sua diretta, oltre che dagli altri membri del gruppo, ma la situazione sicuramente è molto molto negativa. A tutti quelli che chiedono che cosa succederà ai token Oyster che abbiamo in questo momento in possesso, in questo momento è tutto congelato. Gli exchange come KuCoin che lo trattavano, era appunto uno dei principali KuCoin che trattava Perl, ne ha bloccato, appunto abbiamo detto, l'exchange, quindi la contrattazione, la compravendita, quindi non c'è possibilità di liberarsene, anche se questo dovessimo essere interessati a fare.
circolano già un pochino di idee. La mia personalissima opinione che mi sono fatto, ancora ripeto, non sono entrato tantissimo in dettaglio, però l'idea che mi sono fatto è che possa essere stato hackerato lo smart contract. Non escludo che sia stato lo stesso Bruno a fare questa operazione, però in questo momento si tratta tutte di illazioni. Ripeto, per noi che abbiamo fatto in questo investimento in questo momento non resta altro da fare che se non attendere e vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Da Zane di Turbolab.it è tutto, per rimanere informati ricordatevi di iscrivervi al canale. Al prossimo video, ciao!